Buongiorno, per la prima volta voglio usare YouTube per effettuare una protesta. Spero che questa protesta venga vista da più persone possibile, una protesta contro le Poste Italiane e anche contro Amazon, che mi ha proprio fatto incazzare. Quindi chiunque sia di Amazon, oggi probabilmente il modo migliore per arrivare dritto al punto è fare una protesta, e vi chiedo se è possibile, chiunque abbia avuto questo problema, di fare diventare questo video virale e smuovere qualcosa. Da un po' di tempo a questa parte, dopo anni che ordino soddisfatto prodotti su Amazon e me li faccio recapitare al lavoro per problemi ovvi, cioè la difficoltà ad andare magari durante quel poco tempo libero a comprare pannolini piuttosto che qualunque altra cosa, quasi ormai sono amico con tutti i corrieri che mi fermano anche per strada per consegnarmi i pacchi. Da un po' di tempo Amazon ha deciso di spedire i pacchi nella mia zona, cioè Siracusa, soltanto tramite Poste Italiane. In Italia purtroppo ci devono essere delle persone che non hanno nessuna voglia di lavorare, e quindi questi geni di postini o di postine hanno deciso bene di fare dei tentativi di consegna farlocchi, finti, palesemente finti, presso il mio posto di lavoro. Quando verosimilmente, da quello che ho capito, ci sono dei pacchi un po' più ingombranti che vengono scomodi da portare col motorino, si inventano delle consegne in orari palesemente non da ufficio, e tutte le consegne fatte da Bartolini, da TNT, da UPS, da Sogetras, da SDA arrivano, le consegne della posta magicamente non arrivano. Quest'estate hanno fatto perdere un po' di soldini ad Amazon. Io ho effettuato una segnalazione perché degli ordini che mi servivano prima delle ferie non sono arrivati durante le ferie. Tra l'altro loro fanno un tentativo di consegna alle 7 di sera, quando sanno che quel posto che gli indico palesemente è una location commerciale e alle 5 chiude. Poi fanno una consegna il giorno dopo, sempre alle 7 di sera, quando da tempo sanno che consegnano a qualunque orario tranne a quell'orario, le consegne fatte il sabato, un orario in cui quel posto è chiuso, per poi lasciare dopo una settimana un avviso di giacenza per andare a ritirare il pacco presso un ufficio postale, dove tu puoi andare soltanto due giorni dopo. Morale della favola: spinto dalla tecnologia, acquisti su Amazon per risparmiare tempo. Certe volte paghi pure qualcosa in più di quanto andresti a trovare quel pacco di pannolini a un supermercato, e lo fai per non fare fila, e devi aspettare due giorni con finti tentativi di consegna, altri due giorni, e poi andare alla posta a fare la fila in mezzo a tutti quelli che si prendono il reddito di cittadinanza per prendere il tuo pacco. Telefono ad Amazon e Amazon mi rimborsa, cara Amazon, alcuni ordini, perché ho detto non me ne faccio più niente di quell'ordine quattro giorni dopo. Ma lei ha qualche altro indirizzo? No, purtroppo no. Ok, e mi rimborsano prima ancora di attendere che il pacco ritorni al mittente. Se non che chiedo gentilmente: guardate, non voglio molto, ma effettuate la spedizione con qualunque corriere di vostra scelta tranne Poste Italiane, perché questa cosa è conclamata. Cioè, se sul tracking delle poste tu trovi che alle 7 registrano il pacco in consegna e poi dicono tentativo di consegna effettuato alle 1.30 e alle 1.30 tu eri al lavoro, dopo che ho fatto la segnalazione deve essere stato aperto un reclamo formale, perché ormai quando chiama ad Amazon sanno che sulla città di Siracusa, su quel codice di avviamento postale, c'è un reclamo. Queste persone sono fatte furbe, facendomi pure la ripassatina quando qualche volta sono venuti a consegnare dei pacchi piccoli. Certo, farseli consegnare al lavoro è comodo, visto una casa non c'è mai. E io, al posto di mandarli a cagare, gli ho detto: certo, effettivamente certe volte farseli consegnare a casa è un po' difficile, sperando nella consapevolezza di questa persona. Oggi la cosa che mi ha fatto un po' imbufalire è che questo dipendente delle Poste Italiane è passato per fare una consegna ad altri colleghi dei pacchettini che evidentemente gli risultavano comodi da portare. Io sono pure uscito dalla mia postazione per andare a controllare e vedere l'imbarazzo di questa persona che ha fatto finta di niente e se n'è andata. Il mio pacco risultava due pacchi delle poste in consegna oggi. I pacchi chiaramente non sono stati consegnati, va bene, magari c'è un altro turno nel pomeriggio. Il pomeriggio alle 2 il pacco risulta in consegna al tracking delle poste, io rimango fino alle 5.10 al lavoro ad aspettare, sperando che il pacco venga consegnato, e appena accendo l'auto, esattamente davanti al posto di lavoro, quindi nell'impossibilità materiale che qualcuno avesse provato a consegnare, cosa succede? Mail di Amazon:
Ci dispiace non averti trovato, abbiamo effettuato il tentativo di consegna, non ti abbiamo trovato. E sti cazzi, perché? Perché io sono lì. Quindi controllo il sito delle poste, vedo che il tentativo di consegna risulta effettuato alle 4.58 e chiamo questa persona di Amazon gentile che mi risponde all'Italia, che alla fine mi chiede pure se mi va bene. Ecco, cara Amazon, non mi va bene proprio per un cazzo. Perché? Perché mi dite, sai, purtroppo puoi usare i locker. Ho detto, ok, mi può controllare se su Siracusa c'ho dei locker? Certo, c'ho 3 punti di ritiro, 3 uffici postali, che culo! E dovrei andare alla posta a ritirarmi i pacchi. Ho detto, guardate, guardate quanti soldi ho speso negli ultimi anni, posso tranquillamente, i pannolini o un coltello, una cavolata qualunque, andando a comprare il negozio se devo andare a perdere tempo a ritirarlo all'ufficio postale. I soldini che spendo funzionano, Amazon li prende. Allora, avvisatemi quando riuscirete a scegliere il corriere. Non voglio scegliere il corriere, voglio che non usiate le poste perché è un servizio di schifo. E quando, cara Amazon, mi consigli di usare il locker, io dico che io posso usare il locker, non lo posso usare. È inutile che un genio di un vostro dipendente mi consiglia nel tragitto casa lavoro di andare da qualche parte dove posso ritirare, perché io acquisto online, non è che posso andare a ritirare un pacco e fare magari mezz'ora di strada o di fila per andarla a ritirare. Scusate se sono un po' incazzato, ma dico, cioè, invece, siccome tu i fornitori li paghi evidentemente poco, e so pure come funziona perché conosco bene degli altri corrieri e mi hanno spiegato come funziona, assegna le spedizioni a qualunque corriere che non sia le poste, quantomeno fin quando non risolvi il problema. Perché il dipendente che mi dice, guarda, c'è una contestazione aperta su Siracusa, finché non risolvi questa caspita di contestazione su Siracusa, non affidare più spedizione alle poste italiane. Quindi lo prendo come un caso di strafottenza dopo anni di soddisfazione estrema nei confronti di Amazon. È deludente che alla fine il vostro assistente al telefono mi dica va bene, no, va bene, non va bene, però grazie lo stesso. Perché? Perché una soluzione non me l'hanno data. Ho ordinato almeno nell'ultimo mese tutte le spedizioni mi arrivano con la posta, tra l'altro, mentre prima ero una tantum. Questo comporta che sicuramente non farò più ordini. Spero che a qualcun altro sia capitato questa cosa, spero che aggiungiate commenti numerosi, spero che condividiate questo video e spero che lo legga qualcuno di Amazon e che mi risponda, e magari che lo legga, lo senta anche il postino dei miei stivali, perché perdere il posto di lavoro quando si imbroglia non ci vuole niente. Il problema forse non sono le poste italiane, quindi spero che qualcuno alle poste italiane guardi questo video. E imbrogliare, dire che hai consegnato un pacco e non sei neanche passato a suonare, è vergognoso. Andatevi a prendere il reddito di cittadinanza alla posta piuttosto che lavorare per finta. Vergogna. Buon weekend a tutti. Anche se ero imbufalito dove parlavo, non sono neanche incavolato, me ne sto proprio fottendo dei postini che mi consegnano i pacchi. Però mi voglio passare questo sfizio. Peace and love.